Uno, perché ha perso ascolto, molto ascolto. Era sceso al 19%. Lui ne era conscio. Sì, lui ne era conscio. E in qualche modo era... c'era un bellissimo rapporto tra me e Biagi. Biagi mi voleva molto bene, io volevo bene a lui. Quando mi mandarono via da Rai 1 e poi mi hanno richiamato, Biagi fece delle cose straordinarie per me. Scrisse un editoriale sul Corriere dicendo: Sacca è stato il miglior direttore di Rai 1 della storia di Rai 1. Io questo non l'ho dimenticato. E chiamò due personaggi importanti. Uno molto importante, il più importante, diciamo, e un altro importante, di cui non faccio i nomi, per dire: è un delitto mandare via Sacca da Rai 1. È un delitto. Io quindi questo non potevo dimenticarlo. E quindi gli dissi: Enzo, guarda, direttore, non ce la facciamo. Eravamo al 27, poi sei sceso al 24, al 23. Io ho levato lo sport che c'era prima, c'era lo sport in mezzo, e sei risalito al 24. Poi il TG5 ha continuato oltre le 20:30 e ti fa concorrenza diretta, ti massacra. L'anno prossimo rischia di andare al 16%, non è possibile che Biagi vada al 16%. Mi disse: ha ragione, studiamo un'alternativa. E io lo dissi, e se no, Presidente Zaccaria ha una mia lettera al palinsesto e al Consiglio in cui dicevo bisogna spostare Biagi, sarebbe successo l'ira di Dio se Biagi non fosse stato consapevole di quel problema. In più c'era il problema di compattare l'offerta tra le 20:30 e le 21, perché Mediaset aveva ed ha Striscia, Rai 1 aveva uno spezzatino e non si riusciva a fare concorrenza. Liberare quello spazio significava fare come abbiamo fatto dopo i pacchi, no? Che ha fatto una concorrenza serissima a Mediaset, con crescita dei ricavi pubblicitari per Rai. Dopodiché io vado in commissione di vigilanza, Presidente Petruccioli, gennaio 2002. Scusi, Biagi è costantemente informato di tutti questi passaggi? Sì, sì, Biagi è informato. Vado in commissione, e se no sarebbe sorto l'inferno, vado in commissione di vigilanza, Presidente Petruccioli, il senatore Pessina, mi chiede: ma Biagi, ho saputo che eccetera, dico sì, c'è questo problema così, 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 per cui eccetera. E cosa pensate? Stiamo studiando, eccetera. Perfetto. Non succede nulla, tutto tranquillo, ad aprile c'è l'esternazione in cui Berlusconi dice c'è stato un comportamento criminale. Un giorno, se volete, in un'altra ne parleremo, di questa aggettivazione eccessiva, secondo me fuorviante, comunque c'è un rispetto, però nella sostanza, e Santoro aveva avuto, mi pare, 15 contestazioni dell'autority, 15 in campagna elettorale, non una, 15, condanno per la RAI che doveva pagare le multe, e quindi... con l'autore di chi ha scritto ha alterato l'ordinato svolgimento della campagna elettorale. Non ti fariamo, restiamo a Biagi. Ritorno a Biagi. Editto Bulgaro, aprile. L'aprile editto Bulgaro. A quel punto c'è la cosa di Biagi, e allora di Berlusconi, e allora... Biagi non si fa il fatto, non si farà il fatto l'anno prossimo, eccetera. Intanto che dava quell'impressione. Sì, perché non si conoscevano le cose che erano state fatte. Io parlo con Biagi, Biagi mi conferma, come dire, la difficoltà sia di quello spazio, ma anche la difficoltà di gestire questa situazione. Biagi era un campione, voglio dire, di giornalismo, ma anche un campione di anti-berlusconismo, voglio dire, no? È inutile che lo sappiamo tutti, aveva questa posizione molto forte e quindi aveva un imbarazzo di fronte, e si va avanti così, con le polemiche, eccetera. Io nel frattempo divento direttore generale, non sono più direttore di Rai 1, nel febbraio 2002 divento direttore generale. E quindi ho tutta la polemica addosso dell'editto Bulgaro, tutta, e vedo di gestirla nella maniera migliore. Con Biagi che non polemizza mai, lui, gli altri polemizzano. Alla fine di giugno, dopo tante trattative, io vado a Milano, mi porto appresso pure Del Noce. Eravate amici allora?
Ma io Del Noce l'ho sempre difeso anche quando, vi racconto un episodio, quando lui portò la Levinsky, io ero direttore generale, senza che io ne sapessi nulla, e allora Baldassarre, presidente, voleva sanzionarlo, addirittura mandarlo via, io dissi che sapevo tutto, mentre non sapevo niente, perché un direttore generale deve dire che sa. Scusate, breve parentesi, come mai Del Noce, dopo che lei ha fatto questo, si propone al CDA al suo posto? Adesso arriviamo. E che? Adesso arriviamo. Torniamo a Milano. È un sicofante, ritorniamo a Milano. Andiamo a Milano e io offro a Biagi quello che avevo già concordato da tempo, e cioè un contratto biennale e non annuale, perché quello del Fatto era annuale con rinnovo automatico. Con rinnovo automatico. 1 miliardo in più di costo del contratto, 5 prime serate su Rai 1, che valgono infinitamente di più del Fatto, e 10 seconde serate su Rai 1 organizzate in questo modo. Un viaggio all'est, un grande viaggio all'est, il primo anno, per 3 anni, era triennale il contratto, all'est, per raccontare i cambiamenti, siamo nel 2002, i cambiamenti intervenuti, con un'operazione multimediale, quindi televisione generalista, televisione pay, DVD e libro. E lui era impazzito di fronte a questa cosa, a questa idea di poter fare. E io gli dissi, secondo me tu avresti diritto ad avere una quota anche di tutti i diritti delle altre cose. E le avremmo riconosciuto una quota di tutti i diritti. Il secondo anno, un viaggio in America, e lui era impazzito perché tornava a fare l'inviato di guerra. Cioè, Biagi non era l'editorialista, Biagi era il grande inviato, era il grande raccontatore, uno che va e racconta. L'idea di ritornare a 80 anni a fare il grande inviato multimediale, il primo in Italia a fare una cosa del genere, l'aveva fatta impazzire. Il terzo anno gli ho detto chiudiamo col viaggio in Italia, perché l'Italia non la sta più raccontando nessuno, veramente. Anche i colleghi, voglio dire, al telefono fanno le inchieste, vabbè, non ci sono più le grandi inchieste una volta, anche televisive. Dico, tu puoi raccontarci l'Italia, com'è cambiata. Era impazzito, ci siamo abbracciati, i giornali, abbraccio tra Saccai, Biagi, bene, signora. A quel punto era tutto fatto, se non che Del Noce tarda a mandare il contratto. Rispunta sempre lui. Tarda 40-50 giorni, qualcuno dice perché voleva fare... non lo so, non credo, credo che sia stata soltanto sciatteria, ed evidentemente chi non voleva che si chiudesse questa questione perché l'editto bulgaro restasse per anni ad avvelenare, diciamo, un po' questo nostro paese, ha incominciato a soffiare sul fuoco. No, vedi, l'hanno dato, io so pure nomi, cognomi, ma se no, scrivo perché, un libro direttore? No, perché? Perché a una parte conveniva che Biagi fosse il censurato di Berlusconi, e quindi no, mentre era stato così, e si prende questa scusa del ritardo. Ma come, c'è un ritardo, però è stato mandato il contratto ai primi di settembre, voglio dire, era stato. A quel punto l'avvocato Trifirò di Biagi mi dice, no, Biagi vuole fare il Fatto e lo vuole fare su Rai 3. Io dico, benissimo, facciamo il Fatto su Rai 3, troviamo lo spazio. Rai 3 non aveva i soldi e la Rai, il direttore generale, trova le risorse per Rai 3 per poter fare il Fatto. A un certo punto però l'avvocato Trifirò mi scrive una lettera dicendo, contrariamente a quello che avevamo concordato, il dottor Biagi non è d'accordo né per fare le prime serate e le seconde serate su Rai 1, come da accordo contrattuale che voi ci avete mandato, e non è d'accordo nemmeno per ragioni sue personali di fare il Fatto, eccetera. Chiede, ai sensi anche della lunga militanza in Rai, un riconoscimento, eccetera, eccetera. Aprimmo, con mio grande dispiacere, perché ho tentato fino all'ultimo di non farlo, sapendo che sarebbe venuta fuori questo discorso, no? L'editto bulgaro, eccetera, fino in fondo, trattammo e chiudemmo una transazione con Biagi, dando a Biagi
quello che Biagi meritava assolutamente per la lealtà con cui si è comportato con la RAI in lunghissimi anni, con mio grande dolore, dopodiché uscì un'ansa dicendo Biagi è stato buttato fuori dalla RAI, io chiamai l'avvocato Trifirò chiamò subito Biagi, che fece una dichiarazione all'ANSA che io conosco a memoria, dicendo non sono stato buttato fuori dalla RAI, con la RAI ho raggiunto un accordo che soddisfa tutti i miei interessi materiali e morali, per cui di mia iniziativa lascio la RAI.